Runners Sport e Benessere, un'altra nuova puntata il 21 settembre 2017 per parlare di corsa, per parlare di corse che ormai sono passate, di corse future. In modo particolare avremo alcune presentazioni per vedere come vivere nuove emozioni in questa trasmissione. Dando la buonasera anche questa sera, Stefania, benvenuta. Buonasera. Stefani, allora, da dove cominciamo? Abbiamo un sacco di, come si dice, di carne al fuoco stasera, sì. Dobbiamo cominciare da qualche parte. Io partirei da quello che abbiamo lasciato la settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa sono stati i nostri ospiti e vediamo subito un video della Montepulciano Run che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre. Montepulciano Run, come avete visto, da venerdì 29 di settembre al 1 di ottobre con Lume di Luna, che è l'Urban Trail, sabato Nobili Passi, ovvero una passeggiata per le cantine, e poi la 14 e la 25 saranno le due manifestazioni competitive la domenica 1 ottobre insieme alla Montepulciano Non Foot, che è la parte non competitiva, e Nordic Walking, sempre domenica, con delle partenze magnifiche che vi abbiamo presentato la scorsa settimana, un buon motivo anche per andare a vedere la nostra puntata su runners.it. Stefania, da Montepulciano? Da Montepulciano a Pisa e vediamo subito un breve video. Ad l'arco! Attenzione, corre pericolante! Scontrare! Arco largo, bandiera gialla, pericolo incombente tra la via da Piocola e la supercazzola, quarantena! Oh, santa Madonna! La bolla è a 170 gradi! Crollo imminente! Crollo imminente! Abbandonare la torre! Scendere senza panico, in ordine. Attenzione, zona di rispetto indietro. Mettiamo le transenne. Scendere senza panico, in ordine. Leave the tower. Step down from the tower. Volontari alle palanche, avanti. Evacuare, evacuare, evacuare. Uomini validi e non alle palanche di sostegno. Io mi occupo delle funi. Help us, help us, please. Presto, formiamo squadre di pronto intervento! Accorrete, ogni secondo è prezioso! 5 uomini a palo, puntellare il lato ove! Altri 5 al secondo palo! Avanti per il terzo palo! Veloci, veloci, veloci! Di ogni nazionalità! Andiamo! Signori e signori, abbandonate il lato che pende! Go, via! Appoggiare bene, in verticale! Bene così. Seconda palanca. Lì, bravissimi. Via dalla torre. Evacuare. Stefania, cosa gli chiediamo ai nostri amici di Pisa in questo momento? Sì, abbiamo con noi in studio Alessio Spelletti e Barbara Disperati. Beh, sicuramente questa clip buonasera simpatica ci porta nella vostra bellissima città e per questa manifestazione che ricordiamo si svolgerà l'8 ottobre. Alessio? Sì, era simpatica la cosa, sì. Effettivamente era molto carina, ecco, tra l'altro prendo spunto perché per la prima volta quest'anno la mezza, la Cetila Pisa Half Marathon sarà
arriverà proprio in Piazza dei Miracoli, sotto la torre. Quindi quello che abbiamo appena visto è l'arrivo della mezza di Pisa. Ma avete già pensato di addirizzarla anche voi in qualche modo, con i podisti che potrebbero spingere? Per sì, caso? Sì, la macchina organizzativa è già allerta per tutto, tranquillo. Sì, sì, la fune è pronta, paralizzata tutto, camioncino, cioè ci siamo tutti. Cosa ci racconti, Alessio, di quella che sarà la parte organizzativa della Pisa Half Marathon? Sì, la Pisa Half Marathon appunto ha cambiato diverse cose quest'anno. C'è stato un cambio organizzativo, diciamo, dal punto di vista del volontariato, dell'associazione che organizza proprio la corsa. Io sono entrato per dare una mano sulla comunicazione e per dare un attimino un sostegno ai nuovi, che non sono proprio nuovi, perché ecco, diciamo, fanno parte della vecchia associazione che tirava un pochino le fila della Pisa Half Marathon, e della Shetland Pisa Half Marathon, il title sponsor, importantissimo. Cambia il percorso in che modo? Andiamo sempre in San Rossore, faremo circa una decina di chilometri là, per fare, ecco, San Rossore è interessante perché comunque è un luogo dove si corre molto bene e chiaramente è chiuso al traffico al 100%, e poi entreremo in città, partiremo dalla città, partiremo da dove? Partiremo proprio da fianco di Piazza dei Miracoli, in via Contessa Matilde, accanto alle mura di Pisa, e torneremo sulle Ungarni, dopo aver fatto chiaramente San Rossore, la riserva. Che succede? Succede che quest'anno verranno chiusi totalmente i Lungarni, al traffico totalmente chiusi, passeremo dai ponti di Pisa, da Corso Italia, e per poi arrivare nella splendida cornice che un pochino tutto il mondo conoscono, ecco, quella di Piazza dei Miracoli con la Torre di Pisa. Ci sarà lì vicino alla partenza, ci sarà tutto ciò che serve per far sì che il runner sia a suo agio, ovvero gli spogliatoi, le docce, il deposito borse, l'iscrizione, ritiro pacchi, gare e pettorali per la domenica mattina. Per la domenica mattina perché? Perché il sabato invece ci sarà un Expo situato dentro l'orto botanico di Pisa, che è fantastico, penso proprio che sia anche tra l'altro il primo orto botanico italiano. Qui dentro sarà gratis per tutti i partecipanti alla Pisa Half Marathon, e qui potete ritirare il pettorale, vedere un pochino gli sponsor che ci sono, farsi un bel giro in un ambiente che solitamente per tutto l'anno è a pagamento, ma la città di Pisa appunto offre ai podisti che verranno a gareggiare, e agli amici chiaramente di loro. E un'altra cosa interessantissima in questa organizzazione che è cambiata e che cerca veramente di fare una manifestazione di livello assoluto è anche il discorso dei trasporti pubblici. Per la domenica 8 ottobre i trasporti pubblici saranno gratis, basterà esibire il pettorale della corsa e potrai tranquillamente entrare sul pullman, raggiungere le auto in qualsiasi punto tu l'abbia messa della città. Ecco, Alessio, sicuramente una location come Pisa molto suggestiva, ma richiamerà sicuramente atleti di livello internazionale. Avete già una panoramica di quelli che sono gli iscritti? Assolutamente sì, le iscrizioni stanno andando molto bene. Stiamo già raggiungendo, siamo già vicini al numero che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Anche se dobbiamo dire quest'anno c'è un attimino di ritardo, perché c'è il gara criterium del Criterium Podistico Toscano. La quota agevolata scadrà il 24 di settembre e sarà una quota bassissima per tutti gli iscritti, per tutti i toscani che partecipano alle corse appunto del criterium. Prevediamo un grande afflusso non solo di podisti ma anche dei top runner. Abbiamo fatto una buona comunicazione in tutta Italia e anche qualcosa all'estero. Verranno tanti romani, tanti laziali, tanti dalla Lombardia, Milano, Genova, tutta la Liguria, l'Emilia Romagna chiaramente, e verranno anche tanti lucchesi, perché quest'anno c'è un connubio tra Pisa e Lucca. Ecco, magari ne parleremo dopo. Direi proprio di dare informazioni pisahalfmarathon.it, se non erro il sito per andare a vedere le informazioni. .com, Stefano. .com, quindi non facciamo, vedete anche dal volantino, questo connubio, appunto proprio per spostarsi al piano di sotto dell'immagine che state vedendo in sovraimpressione, per parlare di cosa accadrà il 22 di ottobre 2017. Allora, il 22 ottobre 2017 ci sarà la Lucca Marathon, la maratona della città di Lucca, e insieme ci sarà la oramai famosa 30 km competitiva.
il 21 e 22 ottobre, saranno due giorni, perché il 21 ci sarà l'apertura dell'Expo per quest'anno per la prima volta, come nella mezza maratona, come nella Luca Half Marathon, in Villa Bottini, nell'ottocentesca villa col parco bellissimo davanti, dove i podisti potranno venire a vedere i nostri sponsor e ritirare il pettorale, avere tutti i servizi dentro questa sala bellissima. Il 21 ottobre, il sabato, non ci sarà solo Expo e solo sponsor, ma ci sarà anche la Lucanina, che Barbara organizza tutti gli anni. Cos'è Barbara, la Lucanina? La Lucanina, siamo a sei zampe, siamo. Siamo a sei zampe, esatto. Quindi conduttore e cane possono partecipare da non competitivi, però diciamo la verità, quando arriva il primo, secondo e terzo noi ce lo segniamo e prendono dei bei premi, quindi insomma diciamo semi competitiva, il tempo gli viene comunicato a chi partecipa. Diciamo quindi, viene fatta un'estrazione in base a chi per primo arriva. Sì, esatto, un'estrazione. E quindi ci sono altri tipi di premi, allora, la Lucanina consiste in questo, non volevo spiegare, è un giro di mura con conduttore e cane, quindi a sei zampe, ok? Quanti chilometri il giro di mura? 4 chilometri e 200 metri. E praticamente si svolge... 4.223, che c'è chi... ormai quest'anno l'ha certificato questo, questa distanza sul sito di Lucca Marathon, insomma... Deve essere mantenuto. È stato cronometrato, quindi verranno cronometrati anche i cani insieme ai propri proprietari. E c'è un grande afflusso di partecipanti, insomma ci sono tantissimi cani e tantissimi accompagnatori, anche tantissimi bambini che portano il proprio cane, infatti c'è anche un premio a loro riservato che è conduttore più giovane, addirittura l'anno passato ha vinto una bambina di 2 anni con il proprio cane, un border collie. Che era più grande di lei, esatto. E quindi ci sono vari premi, sono 10 premi che riguardano delle categorie molto simpatiche, tipo il più simpatico, il più grosso, quindi si va in base al peso, il più peloso, il più rumoroso, ecco, queste tipologie di premi. Insomma, dai le coordinate perché quasi vengo anch'io. Allora, sabato 21 ottobre sulle mura di Lucca, si parte, il raduno sarà verso le 2, 2 e mezzo, 3, fino alle 3 e mezzo, ci si può iscrivere sul posto, ci saranno anche dei punti di iscrizione fuori, precedenti diciamo alla manifestazione, e quindi poi si partirà alle 4, quindi alle 16 il 21 ottobre, non mancate, col vostro cane, ci sarà anche il ristoro per i cani e non per e si sfrutterà, volevo dire questo, si sfrutterà la partenza proprio della maratona, cioè sì. Questa manifestazione è carinissima, è molto simpatica, però effettivamente poi si parte come i podisti, quelli veri, come i maratoneti, ecco, proprio dalla partenza e arrivo della Lucca Marathon. Lucca Marathon invece si parte la mattina, domenica mattina 22, ore 9 se non erro, e sì. Poi? E poi succede questo, che praticamente abbiamo cambiato totalmente il percorso, no, totalmente non è vero, è praticamente la base del percorso dell'anno scorso, quello nuovo, e abbiamo fatto delle migliorie che aiuteranno sicuramente i runner a correre al meglio, perché sarà più bello e più fluido il percorso. E la cosa principale da dire è che appunto la partenza sarà al Baluardo San Salvatore, che per noi lucchesi è la casa del boia, il bastardo, e partirà proprio da... Posti allegri, sì, però molto belli. E da lì partirà la maratona e la 30 km insieme, partendo dalle mura, andando subito in città, e per poi appunto prendere la via uscire dalle mura, fare la circonvallazione come più o meno è nella mezza maratona, anche se non è proprio così, e andare sulla via del Brennero, Morianese, via De Borelli, e dopodiché si arriverà per la strada per Camaiore. Lì ci sarà il 21esimo chilometro, il traguardo della mezza maratona, traguardo volante della mezza maratona, dove ci sarà anche il crocevia, la divisione tra la 30 km e la 42. La 42 km andrà verso nord, la 30 km invece andrà nel bellissimo parco fluviale del Serchio. E la 42 km andrà verso appunto Camaiore, verso nord, per poi prendere la zona di Sant'Alessio e tornare indietro a Ponte San Pietro e tornare in città. L'arrivo è sulle mura, alla casa del boia.
Perfetto, si ritorna di nuovo alla casa del boia. Mi piace molto questo posto. Alessio, sono rimasti 30-40 secondi più o meno per concludere, per dare le ultime coordinate. Allora, ok, punti di iscrizione sono negozi in Toscana, online su maisan.net, troverete tutte le informazioni sul nostro sito www.luccamarathon.it. L'Expo sarà in Villa Bottini, all'arrivo ci sarà una medaglia fantastica quest'anno. Le facciamo abbastanza belle medaglie, ma quest'anno veramente siamo stati, secondo me, molto bravi. E pacco gara della maratona è incredibile, non solo ci saranno prodotti lucchesi, anche il vino, e non un vinello così, ma è veramente il vino più buono che c'è a Lucca. E la t-shirt chiaramente di Adore, del nostro title sponsor. La 30 km, molto ricco anche lì il pacco gara, sarà chiaramente adatta per tutti. Guarda che è una manifestazione WISP, potranno partecipare tutti, ma è anche adatta per chi poi non decide di fare la maratona o non ce l'ha ancora nelle gambe, per fare un allenamento veramente qualificato per le maratone autunnali. Alessio, ultima domanda che mi viene in mente proprio sulla vostra manifestazione, che ormai come dire, siamo alle porte, siamo a un mese, le iscrizioni? Le iscrizioni stanno andando alla grande, abbiamo veramente, sì, sulla Toscana, sull'Italia sappiamo che comunque ci conoscono, non saremo la maratona di Roma, ok, però il nostro lo facciamo sempre, ma dall'estero veramente stiamo avendo un incoming clamoroso. Ecco, ci sono un gruppo di 80 persone, tutte francesi, che verranno apposta per l'evento. Tedeschi, inglesi, chi più ne ha più ne metta. Grazie agli amici di Lucca Marathon, tutte le informazioni naturalmente sul sito. Cara Stefania, cosa facciamo adesso? Abbiamo una intervista sul Ultra Trail Maremma. Guardate. Andiamo a vederla. Salve a tutti, sono Paolo Vagaggini, sono il presidente del TTM della Maremma e sono l'organizzatore del parco del Trail Parco della Maremma. Sono qui per promuovere la nostra manifestazione, che è una manifestazione che si svolge interamente dentro il Parco Naturale della Maremma. È un ambiente dal punto di vista naturalistico, diciamo, a livello di eccellenza della nostra Italia, e la manifestazione si svolgerà interamente dentro il parco. Da questo potrete ammirare la parte, diciamo, della macchia mediterranea, fino ad arrivare tutta la costa da Talamone fino a Marina d'Alberese, e delle stupende paesaggi su anche la pineta granducale. La manifestazione ha tre gare, una 62 km, diciamo che è un pochino più particolare, diciamo, anche dal punto di vista del chilometraggio, una 28 km che è molto più facile, e una 14 km aperta a tutti. Il Parco Naturale della Maremma si trova nel comune di Grosseto, nel comune di Magliano in Toscana e il comune di Orbetello. Nell'ambito della manifestazione noi abbiamo anche degli eventi collaterali che si svolgeranno il sabato mattina, dove il sabato mattina ci sarà appunto la conclusione di un progetto che abbiamo avuto con le scuole elementari, in cui faranno l'ultima giornata per far conoscere appunto il parco e anche una parte, diciamo, l'attività promozionale di questo sport, che è il trail. Il pomeriggio ci sarà appunto invece un mini trail organizzato appositamente per tutti i bambini, questo gratuitamente, in cui si farà appunto promozione al 100% per questa attività. Ci sarà appunto anche sempre nel pomeriggio un seminario, diciamo, medico sui rischi, diciamo, che possiamo avere noi atleti nell'ambito di queste manifestazioni, in particolare sul muscolo tendineo del piede. L'iscrizione può essere fatta tramite il nostro sito, che è www.utpmtuscany.com, e potete farlo direttamente in qualsiasi momento. Affrettatevi, perché i posti sono limitati, in quanto siamo all'interno di un parco naturale e non ci permettono di dare determinati numeri. Io vi saluto e speriamo di vederci il 1° di ottobre al Parco Naturale della Maremma. Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo. Classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno.
Buone corse con Runners e Benessere. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! E Ultra Trail Parco della Maremma, abbiamo visto il servizio grazie a Vagaggini per l'intervista. 62 km, 28 km, 14 km, 12 km, questo è il Walk Parco della Maremma Run Race e il Trail Parco della Maremma. Queste sono le quattro manifestazioni, vi ricordo, iscrizione agevolata fino al 24 di settembre. Dalla Maremma, Stefania, dove ci spostiamo? Dalla Maremma a Signa, alla 32esima Demi Marathon, domenica 1 ottobre, e ne parliamo con i nostri ospiti che sono Leonardo Innocenti, segretario della ASD Atletica Signa, e con Alessandro Giannelli, che è un consigliere. Buonasera. Buonasera. Raccontateci qualcosa di questa 32esima Demi Marathon. Ci sarebbe tanto da raccontare, dato che, come si dice, è una gara classica, è arrivata la sua 32esima edizione, che penso faccia parte della cultura comune del panorama atletico fiorentino e della provincia di Firenze. Ecco, tanti podisti vecchi e nuovi la conoscono. È una gara che negli ultimi anni ha avuto degli elementi di novità rispetto alla tradizione, e prima di tutto il percorso che abbiamo diciamo così inaugurato 3 anni fa sotto una pioggia torrenziale, ma che è rimasto comunque gradito a tutti. Quindi il percorso sarà sempre quello, tanto per cominciare, tanto per dare subito un dettaglio tecnico, è un percorso che si presta particolarmente bene ai tempi e quindi insomma sarà sempre quello. Poi insomma abbiamo pensato di garantire a tutti gli atleti, a tutti gli amici, un ricco premio di partecipazione. Per i primi 400 ci sarà il formaggio, anche questo è un esperimento riuscito negli anni passati che insomma è risultato gradito. Ci sono ricchi premi per gli arrivati, insomma le varie categorie potete consultarle sul nostro volantino. E l'elemento diciamo di novità, anzi non del tutto novità, perché una medaglia la davamo sempre nelle ultime edizioni, sarà una bellissima medaglia che fra l'altro è stata coniata su bozzetto di un nostro socio e atleta. Ecco, insomma, pensiamo che sia un bellissimo ricordo da associare a un evento sportivo di rilevo, e perché no, magari un bel tempo, a una bella prestazione. Bene, abbiamo visto, eccola qua, la medaglia a fuoco, perché siamo in diretta, quindi non è facile mettere insieme tutte quelle parti. Leonardo, che detieni la medaglia, cos'altro ci racconti? Ho il privilegio di avere la medaglia ancora prima di aver fatto la mezza maratona. Non vale. E, niente, cosa c'è da dire? La gara si svolgerà il 1 ottobre. Come potete leggere anche sul volantino, il ritrovo è al Parco dello Stato Libero dei Renai di Signa, dal quale avviene sia la partenza che l'arrivo. È un privilegio poter usufruire del parco, perché dà modo e spazio di poter gestire le iscrizioni, i ristori, diciamo che è una fortuna. E, appunto, abbiamo sia il percorso della mezza maratona da 21 km, però concomitante si svolgerà anche una competitiva di 9 km e mezzo, competitiva e non competitiva, e un percorso ridotto di 4 km a scopo ludico o motorio. Okay. Le iscrizioni, ecco, ricordiamo una cosa, Leonardo, le iscrizioni, siccome c'è stato un errore sulla rivista Runners e Benessere, che vi faccio vedere se non l'avete vista, è sempre disponibile, dove ormai siete abituati, in distribuzione a prendere, negozi di sport, alle gare e così via. Ricordiamo le iscrizioni, il costo delle iscrizioni, perché abbiamo fatto un errore sulla rivista e quindi è giustamente giusto ricordarlo. Il costo dell'iscrizione è di 18 euro più 5 euro di cauzione CIP, che verranno restituite al momento dell'arrivo, quando verrà restituito il chip. La mattina della gara accetteremo iscrizioni al costo di 20 euro più sempre le 5 euro di cauzione per il chip. Partenza, ore?
9.30. Altro da aggiungere? Raccontateci se volete, un altri 30-40 secondi per voi. Ma come diceva Alessandro... Ringraziamenti. come diceva Alessandro, ormai questa è diventata una classica di autunno che si inserisce in un contesto ben arricchito. Dobbiamo appunto ringraziare i nostri sponsor che tutti gli anni ci supportano e ci danno un grossissimo contributo, tutti i volontari che stanno lavorando affinché l'evento si possa svolgere nel migliore dei modi, a partire dai nostri atleti, soci e il comune di Signa, insomma tutta l'amministrazione e gli enti preposti a una buona riuscita. Bene, Stefania, che cosa facciamo? Invitiamo i nostri atleti ad andare a partecipare alla Demi Marathon di Signa il 1 ottobre. Assolutamente d'accordo. E invece dopo Signa abbiamo ancora, in attesa di quello che dobbiamo presentare tra poco, che è l'evento, come lo chiamano loro, Casa Color Run. Quindi sono tutti qua in trepidazione dietro. Avete visto anche la faccia di Emanuele Berti che sta ogni tanto che fa capolino perché è in trepidazione di presentare questa sua gara. Dico sua perché poi è un evento molto particolare. Tra poco lo vedremo. E noi intanto, Stefania, andiamo a presentare invece qualcosa di nuovo. Andiamo a presentare un'intervista di Fabio Fiaschi e Monia Saccardi a Oca 101. Eccoci qua con Alessio che ci racconterà oggi alcune cose. Intanto dove siamo? Chi ci ospita oggi? Oggi siete nella sede di Firenze di Artcrafts International, che è la compagnia che distribuisce brand di calzature e di abbigliamento internazionali in Italia e nel mondo, alcuni di proprietà, altri come distributore, in particolare i marchi di Deckers Group, che sono Teva, i sandali, e Oca One One, che sono oggi l'oggetto del nostro incontro. Gli atleti che amano Oca sono atleti che amano l'ammortizzazione. Atleti da strada, runners in natura, quindi nel campo del trail, ma tutti affascinati da una sensazione di corsa che noi chiamiamo volare, no? Infatti il nostro motto è: perché correre quando puoi volare? Ecco, con Oca è tempo di volare. Il calendario del trail è ormai infinito, ogni domenica ci sono tantissime gare, alcune delle quali molto belle. Noi stiamo lanciando proprio in questo periodo nei negozi uno dei nostri modelli da trail di punta. Si tratta della nuova versione di Speedgoat, la scarpa ispirata alla gara statunitense organizzata dal nostro atleta Carl Mercer. È una scarpa molto versatile da trail, estremamente leggera, caratterizzata come tutte le scarpe Oca da un'ammortizzazione superiore. Questa è la caratteristica che hanno, vedrete, tutti i modelli Oca. Quindi una suola in CM EVA, quindi una mescola ancora più reattiva e ammortizzante rispetto alla suola in EVA, una tomaia completamente rinnovata sia nella calzata che nel materiale, compreso l'allacciatura, rivista in termini di protezioni sul puntale e anche sul retro, in modo da garantire anche su passaggi tecnici il massimo della protezione, e soprattutto una suola Vibram Mega Grip per il massimo della trazione e tasselli antiscivolo ridisegnati per massimizzare le performance in discesa e per garantire una stabilità generale ai massimi livelli. Per ogni informazione sulla pagina Facebook Oca One One Italia potete richiedere o vedere la lista di tutti i rivenditori della nostra zona. Seconda scarpa, seconda presentazione. Seconda scarpa è il best seller assoluto di Oca, un modello da strada che esce nella sua versione numero 4, la Clifton 4 appunto, che è un po', diciamo, il cavallo di battaglia del nostro brand sul mondo della strada. Una scarpa anche questa caratterizzata da una leggerezza sorprendente in rapporto alla quantità di materiale ammortizzante che si vede anche a occhio nudo, una mescola nuova, ancora più leggera ma nello stesso tempo molto protettiva, che ha una stabilità intrinseca, direi, come scarpa, che la rende adatta anche a chi ha un appoggio non proprio perfetto, ma soprattutto questa grande ammortizzazione va insieme a una leggerezza e a una reattività che la rendono un modello versatile per ogni tipo di distanza e per una grandissima fetta di runner anche di peso leggermente elevato, così come per quelli che cercano invece nella corsa un passo un po' più veloce, un po' più allegro e reattivo. Mafate è il modello, Mafate Speed 2, che, diciamo così,
ha reso noto il brand nel mondo della corsa in natura. È un modello molto strutturato, quindi con una suola e una tomaia estremamente protettive, in cui il disegno è fatto per non lasciare, diciamo così, trascurato nessuna possibile esigenza che può nascere durante un trail molto lungo o molto tecnico, a partire dalla suola in Vibram Mega Grip con un disegno estremamente aggressivo che, diciamo, dà una stabilità anche su terreni molto tecnici, suola sempre iperammortizzata, ma anche con una componente di stabilità data dall'intersuola molto accogliente, in cui la pianta del piede è praticamente all'interno della struttura e non appoggiata sopra la struttura. La tomaia è molto traspirante, ma rinforzata con inserti in termosaldatura che in qualche modo rinforzano le parti più soggette a sollecitazione, sia interna che dall'esterno. È una scarpa che, a dispetto dell'aspetto molto voluminoso, ha un peso molto leggero, un drop che tende al minimalismo, quindi un drop di 4, e è adatta a trail molto tecnici, anche iper, quindi anche molto lunghi, e veramente pronta a ogni tipo di esigenza. Questo è il modello Bondi, uno dei modelli che è stato fin dall'inizio nella collezione Oca 10 anni fa, quando è nata. È il modello da strada che si caratterizza con la massima ammortizzazione, quindi runner con un peso leggermente superiore alla media o runner che si allenano per distanze molto lunghe o si allenano molto a lungo, questa è la scarpa che viene preferita da chi sposa questa filosofia Oca. Massima ammortizzazione, massima leggerezza, drop minimalista. Come dicevo, la quantità di materiale ammortizzante è spesso due volte superiore ai modelli concorrenti sulla gamma strada e il piede, come al solito, è alloggiato all'interno di una struttura di suola molto accogliente, che rende questa scarpa stabile anche per chi avesse un appoggio non proprio perfetto in termini di efficienza. Okay? Quindi una scarpa estremamente leggera a dispetto del suo aspetto, ma che ha incontrato il favore di runner che amano proprio questa sensazione di correre come sopra una nuvola, no? Come dice il nostro motto, time to fly, è tempo di volare. Ecco, con queste scarpe la sensazione è quella di avvicinarsi a una corsa estremamente leggera sulle nuvole, diciamo. Eccoci di nuovo in studio. Come vedete, ci hanno contagiato, siamo qui con la Casa Color Run, svoltasi il 10 settembre scorso a Montecatini, e Emanuele Berti è qui con noi. Emanuele, allora, una gara come al solito unica, visto... Casa Color Run, non il solito evento. Gli ho fatto trovare anche l'allerta meteo bollino rosso, cioè più di così non sapevo veramente cosa fare. Vabbè, è stato un evento diverso dal solito, nonostante il tempo, chiaramente tanta partecipazione sia competitiva che non competitiva, dove chiaramente in quel contesto lì c'è sia la gara ma soprattutto tutto il contesto, il divertimento prima, durante e dopo, e si vede dai personaggi, da tutto. Guardate che partenza spettacolare che hanno fatto i nostri organizzatori qua, come sempre, nonostante che Emanuele... C'è sempre la gara dopo 100 metri a chi taglia il traguardo per primo. Emanuele, poi faccio... dopo si fermano dopo 100 metri, tornano, sì, a piedi, però... Ma mi viene da dire... Qualcuno l'ha fatto in un contesto un po' particolare, ne parleremo dopo, questa fugona, che tra l'altro era un'immagine quasi, devo dire, da copertina. Era da copertina, che questo tizio si chiama Emanuele Berti, che è l'autodromo del Mugello. Approfitto per lanciare il fatto che parleremo anche della maratona del Mugello in programma sabato prossimo, che Emanuele Berti, che mi ha contagiato anche me con gli occhiali, ha fatto questo fugone nei primi 100 metri, poi naturalmente è rimasto box. Torniamo a Casa Color, Stefania. Sì, Emanuele, dai, è stata quel giorno pioveva, però alla fine c'è stata una grande affluenza di pubblico, come sempre, tanta allegria, tanta partecipazione. Sì, e abbiamo un grosso vantaggio noi, che il nostro evento è veramente partecipato da tutta Italia. Abbiamo tanti partecipanti che vanno da Trento fino a Palermo,
Il gruppo Ferrunning è ovvio, è il punto di forza di questo evento, perché porta tanta partecipazione, tanta allegria, tanto entusiasmo, è l'occasione per ritrovarsi tutti insieme in un contesto diverso, ma chiaramente non solo loro, tanti personaggi, tanti amici di zona, è un po' un evento per divertirsi, oltre che chiaramente fare la propria partecipazione in gara. Il grande ristoro, la festa dopo, è tutto il più che si può trovare, diciamo, in questo evento. La pioggia alla fine è stata una piacevole sensazione. Una sensazione che non ha cambiato proprio. Poteva avere qualche, mi era da dire, qualche personaggio più da vicino che non vedeva la pioggia e arrivava, ma veramente avete fatto i numeri, avete fatto. Avrei voluto anche qualche fulmine, però non mi sono venuti. Stefania, hai visto che goliardia, al di là della partenza, qua vedi, c'è chi corre col kiwi, c'è chi corre con lo smoking, qui vediamo le prime fasi proprio della partenza di Casa Color Run, che poi vedrete anche quale sarà la parte finale, dove andremo con quel ristoro e estrazioni e così via, Emanuele. Sì, esatto, quest'anno abbiamo rifatto anche una lotteria per la raccolta fondi per il progetto di Alex Zanardi, che è Obiettivo 3, che colgo l'occasione anche per ricordarvi che abbiamo organizzato la settimana della raccolta fondi proprio per questo progetto. Noi appoggiamo quest'anno sempre Alex nel progetto. Quest'anno non sarà Bim Bim Gamba, ma sarà il progetto di Obiettivo 3. È un progetto in cui Alex supporta e appoggia degli atleti non professionisti come noi per portarli alle Olimpiadi di Rio, alle Paralimpiadi. Quest'anno supportiamo loro col progetto di Venezia Marathon e abbiamo organizzato nella settimana dal 2 all'8 ottobre una raccolta fondi in tutta Italia, dove in ogni piazza d'Italia organizzeremo una corsa camminata dove i partecipanti potranno fare una donazione che verrà fatta il versamento su Rete del Dono proprio per questo progetto. Ecco, ma sicuramente è una manifestazione molto allegra, come dicevamo, molto colorata. E, cioè, uno viene da voi per dire io c'ero, giusto? È una cosa memorabile quasi quello che fate voi, no? Certo, no, ma il fatto che della classifica e alla fine non è importante, l'importante è esserci. Io ero alla Casa Color Run, che se lo tatuano sulla pelle. Anche solo per il pacco gara che prevedeva appunto gli occhiali, giusto? Che tutti noi indossiamo. Gli occhiali era il pacco gara per sia competitivi che non competitivi. Quest'anno come pacco gara per i competitivi avevamo anche una visiera di Compesport. È una cosa, il pacco gara, che noi ci puntiamo molto, perché ci piace premiare tutti, e quindi fare un pacco gara particolare, interessante e di alto livello. Quest'anno c'era la visiera e gli occhiali, chiaramente è quel tocco di fashion che tutti possono avere. Addirittura quest'anno c'hanno anche corso, che nonostante il tempo la pioggia. Era obbligo indossare gli occhiali nella Casa Color Run, tranne Siliano Antonini, che si può permettere di non indossarli, che è appena arrivato, ma guardate invece Roberto Ria, che vedete dietro le spalle di Stefania, eccolo qua, vedete com'era conciato, com'era ridotto. Quando è arrivato mi ha detto, provate a correre a 4 km con un secchio in testa. E suppongo che non era per niente facile. Allora, Emanuele, vogliamo anche presentare, Emanuele ci ha vietato questa sera, io però Stefania voglio fare qualcosa di diverso, ci ha vietato questa sera di far parlare gli ospiti, quindi vuol parlare solo lui. Io invece li voglio presentare, cominciamo dalla parte maschile e poi adesso abbiamo anche la parte femminile che sono qua. Presentiamo un po' chi sono, chi è che ha il microfono? Io ce l'ho io il microfono. No, c'è un microfono. Ne vedo uno là dietro. C'è un gelato a disposizione. Eccolo. Allora cominciamo davanti e poi torniamo a Casa Color nella parte. Allora, faccio la presentazione. Prego, a lei la presentazione. Alla mia destra, Ansia. È il soprannome? Sì, per il gruppo sono Ansia, in effetti. All'anagrafe invece? Simone. Simone invece all'anagrafe. E poi passiamo il microfono dietro.
Buonasera, io sono JB Style. Come? JB Style, all'anagrafe Jessica. Ok, ma il tuo nome ha un significato particolare? Sono le iniziali nome e cognome. Ah, ok. JB Style, bello, ci piace. Molto interessante, molto fashion. E a fianco? All'anagrafe Elisa. E per quanto riguarda la corsa ero Red Runner. Ok, tutti avete fatto la Casa Color Run? Sì. Ecco. Emanuele, confermi? Confermo, certo. Sì, tutti hanno obbligatoriamente fatto la Casa Color Run. Come mai non è possibile andare a un'altra gara? Se io in quel giorno volevo andare a un'altra gara, per esempio. Provaci. Come era possibile non entrare in questo ambiente così tranquillo, poco goliardico? E, come dire, vedete, guardate Stefania, vedi il tappeto su cui arrivano? Uh-huh. Ce lo vuoi, Emanuele? Sì, il tappeto è praticamente, diciamo, è la sfilata sul tappeto camouflage del nostro gruppo. Dove praticamente, diciamo, è un po' un tappeto finale, ecco, dove si arriva sotto questo traguardo. Intanto ricordiamo che le immagini sono di Isolina Mazzoni, Stefano. Isolina Mazzoni che si è, come dire, infradiciata, bagnata proprio per riprendere questo evento, che non si può definire altrimenti, e noi la ringraziamo di averci fatto questo grande favore insieme, lo ringrazia Emanuele, ringrazia sì, anche sì. te, vero? Senti sì, Emanuele, allora, sei già pronto per organizzare il prossimo anno? Ma direi proprio di sì, e sì. Infatti che vi invito tutti alla Casa Color Run 2018. Data ce l'hai già? 9 settembre 2018. Perfetto. E non sarà il solito evento. Il 9-9, per forza che il non 9-9, sarà il solito evento. 9-9-18 e mi sto impegnando per farvi trovare la neve. Ah, bene. Lo diceva con anche... gli scarponi allora verremo. Lo diceva anche Adriano Celentano nel Innamorato Pazzo, che nevicherà ad agosto, prima o poi. Vero. Ma lui ha fatto nevicare davvero. Lui ha fatto nevicare, ma secondo me anche... mi impegno. Si impegnerà. Emanuele, anche il portale che nelle grandi manifestazioni c'è, e anche in Casa Color, che è una grande manifestazione, portale di arrivo è sempre qualcosa che fa una scena unica. Sì, arrivare sotto, diciamo, un traguardo così con il tappeto, con le transenne, che è ovvio, quest'anno con l'acqua abbiamo potuto metterci poco in più, però l'arrivo è quello che ti dà la carica finale e soprattutto perché vieni molto bene in foto. Eh sì. È fondamentale. A proposito di foto, approfitto per ricordare, intanto la Onlus regala il mio sorriso con Piero Giacomelli in persona, che è venuto a fotografare personalmente insieme ai collaboratori, che ora non vorrei sbagliare i nomi, e avete fatto anche da voi un bel servizio fotografico che poi avete pubblicato sulla vostra pagina Facebook. Sì, esatto, abbiamo scattato circa 4.500 foto. Chi è stato il coraggioso? Il coraggioso erano varie persone che hanno scattato 4.500 foto, e il coraggioso è stato il sottoscritto, che però ha dovuto scremare per fare chiaramente i post. Ricordo anche, rapidamente, parliamo anche un attimo di classifica con Adriano Kurovic, Antonio Prestianni e Davide Fiesoli, che sono stati i primi tre, i primi due è lo stesso arrivo della randagiata della domenica precedente, esatto, con il sì. quale siete gemellati, mentre Valentina Dami è stata la prima della parte femminile. Ilaria Bianchi, avete avuto un grande ritorno, Ilaria Bianchi che sì. ha corso, tra l'altro è stata anche la prima della categoria veterana, e Marina Ratto, seconda assoluta, terza nella parte femminile, targata Montecatini Marathon, quindi dobbiamo per forza citarla, i vicini di casa, e poi naturalmente le classifiche le trovate su MyStam, e dove le possono trovare? Sulla vostra pagina naturalmente ci sono. Sulla nostra pagina, sul sito di MyStam, possono addirittura sulla pagina di MyStam visualizzare la classifica personale e scaricarsi il diploma personalizzato con il diploma Casa Colorante. Perfetto. Stefania, vogliamo sentire dove Emanuele insieme a un amico sarà sabato prossimo? Sì, beh, sabato ora 23 settembre si svolgerà la più antica maratona d'Italia,
giusto Stefano? Eh sì, confermi. Maratona del Mugello, Emanuele, Mugello. Ci sarai? Dalle 14.30 nel pomeriggio. Allora, impossibile mancare, con l'amico Sargenti ormai è diventata una tappa d'obbligo. Ma una maratonina, perché non, una bella sì, maratona, perché non farla? Quest'anno la vinco, proprio essere sincero, proprio... Cioè, non voglio arrivare lì e lasciare in sospeso, la vinco. Okay. Sono però o io o Borbone, quindi vediamo agli ultimi chilometri chi ne ha di più, ecco. Se non mi sbaglio, l'anno scorso hai festeggiato in questa... L'anno scorso ho festeggiato maratona, perché proprio era il giorno del mio 40° compleanno e quindi ho festeggiato proprio sul traguardo con tanto di spumante e torta finale. Ascolta, in quanto tempo, così faccio per prepararmi, perché io sarò lì sabato pomeriggio, faccio per preparare, per dire quando buttare la pasta a casa la sera? Aspetta a chiamare. Aspetta a chiamare. Aspetta a chiamare, quando arrivo chiami. Ti blocco un attimo, Emanuele, questo è l'arrivo invece... È l'arrivo di tutto il gruppo del freestyle, che si sono organizzati per fare il traguardo tutti insieme, cantando negli ultimi 200 metri. Cantando. E allora... Bravi. Non c'è niente, come dire... Non c'è niente da ridire. Stefania, ricordiamo un attimo cosa farà Emanuele sabato al Mugello. Vogliamo... Sabato farà la Mugello Marathon, che tra l'altro, ricordiamo, passerà all'interno del Mugello Circuit. E proprio sabato sarà in corso di svolgimento il CIV, il Campionato Italiano Velocità. Quindi ci saranno motori che sfrecceranno a tutta velocità e la maratona che passerà lungo le curve intorno al circuito del Mugello. Io sarò in Piazza Borgo e te sarai al Mugello, vero? Al Mugello, quindi li vedrai passare tutti nel punto più faticoso. E quindi quello sarà la parte esterna del Mugello. Sono veramente vero, Emanuele? Sono delle salitine interessanti. È molto interessanti, sì. Molto interessanti. No, è una maratona veramente bella, è particolare, un percorso unico, abbastanza impegnativa, però veramente merita, e anche quest'anno non potevamo mancare. Arriveremo al traguardo col sorriso come sempre, e vediamo alla fine quest'anno in quanto ci arriveremo. A che ora arriverete? Mentre ci godiamo anche le immagini della premiazione di Casa Color, vi ricordo anche, per quanto riguarda il Mugello, si è tenuta la conferenza stampa proprio della presentazione venerdì scorso, ricordo che quest'anno sarà la 43esima edizione, la maratona più antica d'Italia, medaglia fino ai 50 anni, quindi ci sarà una serie di medaglie che da questa edizione fino all'edizione numero 50, quindi per sette edizioni in sei anni, farà un coordinato, un kit, che Emanuele, visto che è fashion e tutto il gruppo, sicuramente non potranno mancare, quindi altre sette maratone del Mugello. Ed è possibile anche iscriversi fino a sabato alle 12.30. Stefani? Sì, volevo dire anche che ci sarà anche la Family Run di 4 km che partirà subito dopo la partenza della maratona, intorno a circa alle 14.45. E poi, se intanto vediamo quelle che sono le immagini appunto della conferenza stampa, vi ricordo ancora che la 30 km sarà a vostra disposizione per coloro che non avranno, come dire, sulle gambe i 42. Io lo consigliavo a Emanuele di farla, però lui ha insistito per la 42. Emanuele, mentre vediamo le immagini in questa bellissima sala stampa di Mugello Circuit, solo per dirti se ci siamo dimenticati qualcosa, i ringraziamenti finali. Io ringrazio tutte le persone e i collaboratori che mi hanno dato una mano per l'organizzazione della Casa Color Run. Ringrazio in particolar modo i due partner tecnici, che sono Garmin e CompiSport, per il supporto, l'importante supporto che ci hanno dato. E ringrazio chiaramente tutti i partecipanti, perché veramente sono tanti e hanno partecipato veramente con il cuore. C'è chi ha preso un aereo, chi ha preso un traghetto, veramente si è fatto tantissimi chilometri per essere presente. Ringrazio veramente di cuore. E dico che non stava scherzando parlando del traghetto, non stava scherzando, perché c'è chi è venuto dalla Sardegna. C'è chi è venuto dalla Sardegna, sì, esatto. E niente, l'appuntamento è per il 9-9-2018, perché non sarà il solito evento.
E noi, quello che non sarà il solito evento, lo premiamo come sempre con l'attestato di partecipazione alla nostra trasmissione che consegna Stefania. Vediamo se riusciamo a consegnare. Eccoci qua. Questo, i fotografi che stanno flashando in questo momento stanno facendo le foto di rito. Io intanto su questo bellissimo quadretto vi ricordo altro appuntamento del primo di ottobre. Primo di ottobre saremo anche a Lammari per la maratonina Il Campanone con altra grande manifestazione per quanto riguarda la mezza maratona. Gli amici di Signa dietro tra l'altro che mi guardano sono in connubio, ma come sempre dicono provo a girarmi indietro, non si fanno tanto troppa concorrenza, sono a un po' di distanza, uno si prende una parte, uno si prende un'altra lo stesso giorno e quindi ancora partenza dal centro abitato di Lammari, domenica primo di ottobre, anche qui un'altra mezza maratona, 21 km e 0,97 metri. Stefania, le conclusioni? Che dire, le conclusioni, è stata una puntata ricca di ospiti, abbiamo parlato tanti argomenti. Stefano, giovedì prossimo saremo sempre qui con voi e non faccio altro che augurarvi una buona notte. Buonanotte a tutti.